Amici modellisti e collezionisti, benvenuti, benvenuti ancora una volta su Fly Robby Fly Models, è Robby che vi parla e vi presenta questa volta l'ultimo numero, il numero 39 della serie Grandi Ferrari di Formula 1. E in questo caso abbiamo a che fare con la Ferrari 312 F1 del 1968 pilotata da Jackie Hicks, il famoso pilota belga, e che vedete qui davanti a me ancora in tonso nella propria confezione. Tra poco andremo a vedere sia il fascicolo che il modello, e non prima però di avervi chiesto di mettere un like sotto questo video, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete le mie notizie ogni volta che farò una di queste recensioni. Bene, ho sistemato tutto più o meno come al solito, il modello a sinistra, il fascicolo a destra, modello che se ne va per il momento, e per dare modo a noi di dare un'occhiata veloce a questo fascicolo arrivato abbastanza striminzito. In prima pagina troviamo immediatamente la foto di Jackie Hicks al volante di questa di questo bolide della Ferrari, la 312 F1 del 68, con motore 12 cilindri V di 60 gradi di 3.700 metri cubici, che si caratterizzava per l'adozione di appendici aerodinamiche che fino a quel momento non si erano mai viste su nessuna Formula 1. Nella fattispecie, per questo alettone posteriore posizionato nel baricentro, vedete, e che era mobile con un dispositivo all'interno dell'abitacolo, e le due bavette anteriori sul muso della macchina per migliorare la deportanza e l'aderenza delle ruote anteriori all'asfalto. Queste novità vennero poi riprese immediatamente da tutti gli altri concorrenti, e naturalmente iniziò quello che poi è diventato la norma di oggi, cioè che le macchine di Formula 1 sono diventate praticamente dei mezzi alati. Bene, qui vediamo per l'appunto Jackie Hicks nel corso del suo primo Gran Premio in Formula 1 con la Ferrari, Gran Premio vinto tra l'altro con largo margine su John Surtees, che arrivò secondo, sotto un'acqua torrenziale. Il circuito era quello di Rouen-les-Essarts ed è ricordato anche per l'incidente che colpì la Honda ufficiale, con il suo pilota Jos Lesser, che purtroppo rimase bruciato all'interno della macchina, che andò a fuoco. La macchina era composta prevalentemente da magnesio, e quindi i pompieri non riuscirono a spegnerla, il pilota rimase incastrato dentro e fece una bruttissima fine. Andiamo avanti, troviamo questa macchina, la Ferrari per l'appunto 312 di quell'anno, in altre fotografie. Qui la vediamo con Chris Amon mentre è impegnato in un bellissimo derapage in una curva a destra, e qua vediamo altre fotografie, e in pratica troviamo che il motore di questa macchina, che è lo stesso che venne applicato per la prima volta nella Formula 3000 nel 1966, sulla prima Formula 1 3000 di Ferrari, e ha avuto l'evoluzione poi nel 67 sulla macchina che costò la vita a Lorenzo Bandini, e nel 68 appunto venne ulteriormente potenziato e portato a 470 cavalli di potenza. Qui vediamo ancora Jackie Hicks nel corso del Gran Premio di Rouen, nel Gran Premio di Francia del 68, 7 luglio del 68 per l'esattezza, come ci dice il titolo qua sopra. Eccolo lì. Poi, andando avanti, troviamo la scheda tecnica, ma io vi ho già detto praticamente i dati di massima, quindi non sto a soffermarmi troppo. E infine c'è un bel articoletto che parla della carriera di Jackie Hicks, un vero talento, specialmente nella fase iniziale della sua carriera, ma alquanto nervosetto, diciamo, ecco, è sempre stato un personaggio abbastanza difficile da trattare. Bene, a questo punto andiamo alla fine, troviamo il rimando alla prossima uscita. Si tratterà della Ferrari F310 di Michael Schumacher del 1996,
quella famosa con le prese d'aria ogivali sui lati, che poi vennero subito cambiate tra l'altro, e quindi chiudiamo il fascicolo e prendiamo velocemente il modello che è qui. Eccolo qua, lo vediamo qui per l'appunto nella sua teca, eccolo qui, teca che ci mostra immediatamente il suo puntino centrale, come potete vedere, e che io aborrisco letteralmente. Non si possono rovinare teche di questo tipo con quella roba lì. Comunque, adesso noi questa teca prenderà senz'altro un voto pessimo, però noi andiamo avanti con la nostra recensione. Andiamo a vedere cosa c'è scritto nella base, ecco qua, vediamo, c'è scritto Ferrari 312 F1 68 JKX 1968, ed ecco la Ferrari Formula 1 del 68, eccola qui in primo piano. Come potete vedere, il modello riprende egregiamente quello che era la macchina reale. E vi faccio notare, come al solito, la distribuzione dei pesi, che era scompensata, era concentrata verso il posteriore, ovviamente, con questo alettone caratteristico di questo modello di Ferrari, ben visibile. E ora andiamo a dargli un'occhiata più da vicino nei vari particolari con il nostro laser. Ecco qua, cominciamo. Vediamo un po'. Sì. Cominciamo con il radiatore, con la bocca del radiatore del raffreddamento liquido motore. Qui appunto nella parte anteriore, estremo anteriore, con le due alette, vedete, con le due appendici aerodinamiche di cui parlavo prima, lo scudetto Ferrari, il numero 26 classico di JKX. In questa gara è stato veramente fenomenale col numero 26. Poi troviamo subito le due bocche di sfogo dell'aria calda proveniente per l'appunto dal radiatore, questa e questa. Troviamo la presa d'aria NACA che portava aria all'abitacolo. Poi vediamo tutta la sospensione anteriore, ve la metto più vicina così avete modo, avete agio di vederla meglio. Ecco qua, ve la metto anche a fuoco. Come potete vedere, vediamo i due bilancieri, vediamo i braccetti dello sterzo, i tubicini del liquido dei freni a disco e i freni a disco interni alle ruote. Eccola. Proseguendo troviamo la scocca, questo è il musetto rimovibile, la scocca tutta rivettata, come potete vedere. Il telaio era in tubi, con pannelli di alluminio rivettati per l'appunto, e poi verniciati ovviamente. E qui il modello riprende perfettamente questa caratteristica, vedete? Sono tutti, sono proprio ripresi molto bene. Proseguendo troviamo l'abitacolo, che tra poco vedremo meglio, e i due specchietti retrovisori ogivali ai lati dell'abitacolo stesso. Andiamo a vedere il posto di guida. Troviamo, ovviamente, lo illuminiamo perché altrimenti non vediamo nulla. Ecco qua. Troviamo il sedile del pilota, ripreso ottimamente, le cinture di sicurezza appoggiate sopra. Vediamo il volante a tre razze con il cavallino rampante al centro, addirittura con i fermi, i rivetti che lo fermano. Sulla destra del volante forse riesco a mostrarvi la leva del cambio, non credo perché è incastrata sotto, forse faccio fatica a farvela vedere. E io vedo anche il cruscotto con gli strumenti tampografati. Di altro mi sembra che non ci sia nulla. Ok, continuiamo la nostra rassegna sull'asse longitudinale del modello. Un momento che rimetto in funzione il mio laser, eccolo qui.
e ci riportiamo di nuovo, rigiriamo il modello e ci riportiamo di nuovo nella posizione di prima e incontriamo il primo alettone visto in Formula 1. Questo qua, ideato e progettato dall'ingegner Forghieri proprio per questa macchina, e anche qui vediamo il profilo alare che è ripreso molto bene, vedete, si vede la curvatura del profilo, questo è l'intradosso, cioè la pancia interna del profilo alare, con tutte le rivettature, ecco, e le bavette laterali ovviamente. L'alettone è sostenuto da questo traliccio che appunto aveva tutti i leveraggi anche per, ora ve lo mostro più vicino, aveva tutti i leveraggi per il movimento, eccolo, e poi andiamo più indietro e troviamo spaghettata di tubi di scarico provenienti dalla sezione centrale della V del 12 cilindri, potentissimo 12 cilindri Ferrari, che si sfogano in quattro tubi nella parte posteriore, come vedete, e praticamente diventano tutti dei 4 in 1 praticamente. Bene, andiamo nella parte posteriore, sempre per seguire questo andamento longitudinale, andiamo nella parte posteriore e vediamo tutta la sezione posteriore della sospensione. È riportato tutto, si vedono benissimo i due semiassi di neri, eccoli. Vediamo le sospensioni, gli ammortizzatori posteriori inclinati, vediamo questa protezione che era la protezione del motorino d'avviamento giallo, quello lì. Vediamo la centralina gialla, anche questa, ve li faccio vedere più nel dettaglio, se riesco a metterla a fuoco, sempre che io riesca a metterli a fuoco. Vediamo un po', eccola, si vede perfettamente la centralina, la Magneti Marelli. Qui vediamo la batteria, eccola lì. Vediamo i freni a disco, questo qui è il sinistro, entrobordo, ai lati del cambio. E vediamo gli attacchi della barra di torsione che è sopra, che è qui. Quindi in pratica rimane da dare un'occhiata ai puntoni di reazione. Purtroppo questo puntone di reazione qui è storto, questo, sulla destra, quello alto, mentre gli altri sono fatti abbastanza bene. Comunque vediamo gli attacchi dei puntoni di reazione alla scocca, erano fatti così. Il modello purtroppo ci dà, il mio modello almeno, quello che ho in mano io, ha questo piccolo difetto che non è troppo accentuato, però c'è. Bene, andiamo nella sezione laterale destra, vediamo la linea di questa macchina, era prevalentemente una linea a sigaro, come veniva chiamata, e vediamo le due strisce gialle che caratterizzavano, per l'appunto, essendo belga, il GKX aveva chiesto di mettere queste linee gialle per distinguerla dal rosso completo della macchina di Chris Amon, il suo compagno di squadra. Vediamo tutti gli adesivi della Firestone, della Shell, eccetera eccetera, tutti gli altri. Vediamo il numero 26 e gli attacchi, guardate, gli attacchi alla scocca, li vediamo bene adesso, dei puntoni di reazione della sospensione posteriore. Dall'altra parte ovviamente abbiamo tutto le stesse cose speculari e quindi non mi soffermo troppo, però ne approfitto per farvi vedere i cerchioni pressofusi in color bronzo, come potete vedere, con i pneumatici Firestone. Vediamo se riesco a metterli a fuoco. Eccolo lì, questo è l'anteriore, come vedete sono riprodotti abbastanza bene col dado centrale di estrazione rapida, e questo è il posteriore. Ecco qua, ci rimane da dare un'occhiata veloce al fondo, eccolo qui. Queste macchine naturalmente non avevano un fondo aerodinamico, ma avevano il fondo piatto. Nel modello vediamo il triangolo inferiore della sospensione anteriore, vediamo gli attacchi, qui vedete degli ammortizzatori,
questi erano gli ammortizzatori anteriori, qui sopra c'è l'ammortizzatore, qui si vede che entra dentro la scocca, poi tutta la sezione piatta del fondo, qui vediamo la coppa dell'olio motore del 12 cilindri AV Ferrari e qui vediamo tutta la parte bassa del sistema cambio differenziale di questa macchina. Vediamo distintamente per l'appunto la centralina, il motorino d'avviamento, la protezione del motorino d'avviamento, qui vedete si vede benissimo, e vediamo i triangoli inferiori della sospensione posteriore, ecco qua, con le estremità attaccate al puntone di reazione basso. Il modello è riportato per il prezzo che ha, è riportato in maniera egregia, chiaramente i particolari, la raffinatezza dei particolari non è certo come quella di modelli che costano molto 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 di più, però questo modello secondo me merita un voto buono, un voto che premia questa realizzazione e che io gli darò senz'altro. Bene, a questo punto io ritengo di avervi mostrato in maniera abbastanza compiuta questo modello. Per quello che mi riguarda e per quello, insomma, per quanto posso dare un termine a questa recensione dando un consiglio, io, se siete degli appassionati di modelli Ferrari, io vi consiglio di comprarlo. Naturalmente chi fa questa collezione deve averlo per forza, come dico di solito, e gli altri, se hanno a cuore la produzione di Corsaiola Ferrari, beh, questo modello potrebbe essere papabile, perché è fatto abbastanza bene. Ripeto, non è perfetto. Voglio farvi vedere il particolare delle trombette di aspirazione del V12. Vediamo di metterle a fuoco possibilmente. Eccolo qua. Bravo Roby. Eccolo lì. Vedete? Qui abbiamo tutte la serie delle trombette di aspirazione del V12. Eccolo lì. E lì abbiamo l'attestato con tutta la serie delle candele. Vedete? Eccola. Qui sotto invece, qui se ci arrivo forse lì, dov'è? Non lo vedo. Qui sotto vediamo l'attacco dell'ammortizzatore. Lo faccio vedere lì, eccolo lì, dietro, lì dietro, ecco, dietro la ruota, perfetto. Sì, i particolari non mancano e quindi, ripeto, questo modello secondo me è fatto benino e va premiato. Quindi a questo punto io arrivo al termine di questa recensione. Vi ricordo che io sono il Roby, questo è il canale di Fly, Roby Fly Models. Vi ricordo anche di mettere un like sotto questo video. Mettiamo intanto il modello nella sua gabbia. Eccolo qua, brutto, ma ce l'ha. Di mettere un like sotto questo video, dicevo, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella. Così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste cose. Se volete potete condividere questi video e se volete potete anche scrivere qualcosa qua sotto e io, se sarà il caso, vi risponderò ben volentieri, vi assicuro però che io leggo tutto, quindi ed è un piacere per me leggere i vostri commenti, i vostri pensieri, quello che pensate sia dei miei video che dei modelli. Benissimo, a questo punto non mi resta altro da fare che salutarvi e ringraziarvi tanto per essere rimasti fin qui con me e rimandarvi alla prossima recensione. Ciao ciao.